Prosegue senza soluzione di continuità l'azione di contrasto ai fenomeni criminali a San Severo da parte dei carabinieri della locale compagnia. Anche durante il mese di febbraio gli sforzi compiuti dai militari dell'arma sono stati orientati alle necessità del territorio e alle esigenze dei cittadini. Numerose infatti le perquisizioni, le ispezioni, i rastrellamenti, i posti di controllo e le ispezioni agli esercizi commerciali eseguiti. In questa incessante opera di prevenzione e repressione dei reati non è mancato il supporto di varie componenti dell'arma dei carabinieri. Di particolare rilievo i risultati ottenuti: varie centinaia di persone e veicoli controllati e ben 18 persone arrestate. Tra i vari arresti spicca all'Esina quello di un 64enne foggiano a cui è stato notificato un ordine di carcerazione perché ritenuto responsabile di violenza sessuale su un minore commesso all'Esina e nella provincia di Foggia dal 2005 al 2010. L'uomo è stato condotto in carcere per espiare la pena di 8 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari.